Sì, è un caleidoscopio dei fatti. I ricercatori del nostro team internazionale continuano a scoprire pagine poco conosciute della cronaca dell'umanità. Mikhail Filippov da diversi anni lavorava a un'installazione per trasmettere l'elettricità attraverso l'aria. In questo modo, mentre si trovava a San Pietroburgo, riuscì ad accendere un lampadario a Tsarskoye Selo a una distanza di 30 km. Ecco il telescopio di York, lungo 20 metri e pesante 70 tonnellate. Era bilanciato in modo così preciso che poteva essere spostato con un tocco del dito indice. Come vedrete, abbiamo cambiato leggermente il formato. In quegli anni i miracoli del tram sono stati tanti. Il gruppo mi ha affidato i risultati di questo lavoro per trasmetterli a voi, cari telespettatori. Mi chiamo Robert. Come in precedenza, andremo in onda il 13 di ogni mese. General Motors organizzò un'intera campagna per distruggere il trasporto elettrico. Furono usate minacce dirette, ricatti, inganni e corruzione di funzionari, e furono utilizzati gli ampi contatti della dirigenza negli ambienti governativi e bancari. Esiste l'opinione, non priva di fondamento, che la teoria della relatività sia stata scritta dalla prima moglie di Einstein, Mileva Maric. Tutti questi fatti dimostrano che c'è stato un sabotaggio nella scienza, impedendo la scoperta dell'energia libera e gratuita dell'etere per tutta l'umanità. Oggi sveleremo il mistero del rapido balzo in avanti che l'umanità avrebbe potuto fare all'inizio del secolo scorso. Chi ha frenato il progresso allora? Come non ripetere gli errori del passato? Ora che siamo alla linea finale. Siete pronti a scoprire la verità? Allora cominciamo.